Direi bene, direi disponibilità totale da parte di tutti, beh, ovvio che ci sia, no? In un momento di un cambio c'è sempre, però ho visto la loro disponibilità a fare un tipo di lavoro e credo che ho trovato una squadra bene fisicamente, una squadra, chiaro, psicologicamente abbattuti un attimino su questo momento di difficoltà, però è ovvio. La prima cosa che ho fatto, ho parlato un attimino con un po' dei ragazzi, come sono abituato poi a fare, e imporre un certo tipo di discorso, di parlare un attimino di cose che sono le difficoltà che almeno che ci sono state. Beh, direi bene, la loro disponibilità è totale, è stata totale. Beh. Walter, questa squadra finora praticamente ha mostrato dei limiti, soprattutto sul piano mentale, al di là degli aspetti, diciamo, tecnici, delle attitudini dei calciatori, dei limiti degli stessi, eccetera, però soprattutto in trasferta non ha mostrato quella personalità che è nel DNA dei lupi, vale la voglia di lottare, di combattere su ogni palla. Quella dei lupi è dura, probabilmente anche dovuto alla giovane età di parecchi ragazzi, eccetera. Oh, ecco, basterebbe in qualche modo, perlomeno a mio avviso, che Walter Novellino trasmettesse a loro almeno il 10% della sua personalità, saremmo già a posto, no? Al di là della mia personalità, della mia grande voglia, questo sicuramente, io ne ho tantissima, perché volevo rientrare, sono rientrato in una piazza importante. Loro devono capire che qui Avellino non è una piazza, è una piazza troppo importante. Anche la conferenza stampa di stamattina, ci sono più voi che a Napoli, non c'era tutta sta gente. Devo dire che quanto sia importante guidare e stare ad Avellino, io credo che loro lo sanno questo. Caratterialmente cercherò di trasmettere la mia voglia, la mia conoscenza anche che so, e la mia voglia di ottenere dei risultati buoni, importanti, che devono esserci, perché le qualità ci sono, è ovvio che, come ha detto, ci sono dei ragazzi tanto giovani, bisogna lavorarci. Io credo soltanto quello, la loro disponibilità, come ho detto, è importante. Alcuni dei ragazzi stanno lavorando, è ovvio che qualcosa di mio porto, cioè, nella semplicità penso che riesco a farmi capire, ecco. Mister, buongiorno, volevo chiederti di tre giocatori che hanno trovato scarso impiego di utilizzo per vari vicissitudini in questa prima parte di campionato, sono Donko, Cidai e Vidalut. Su Cidai, se lei lo vede più come difensore centrocampista, l'allenamento l'ha provato in entrambe le posizioni, e su Donko se più il terzino destro o sinistro, che si è sperimentato in quei ruoli, e per chiudere su Vidalut, se può essere quello di esterno sinistro offensivo, soluzione? Sì, no, ho lavorato con tutti. Gidai deve raggiungere anche una condizione fisica, è un giocatore importante, è un giocatore che secondo me, ecco, deve raggiungere una condizione fisica che ancora non è ottimale, ma sono convinto che alla lunga ci darà una grande mano. D'Ancor io lo volevo quando era al Modena di terzino destro, però può giocare anche terzino sinistro, senza dimenticare Asma fa un po' fatica a capire, però al di là di questo si parla in inglese, lui l'ha capito, perché un po' l'inglese un po' tutto lo sappiamo, no? Non è quello. È un ragazzo che ha grande qualità, Bedaoui è un giocatore che ha grande qualità anche lui, verrà. È un giocatore importante, che io mi ricordo quando era Crotone, un giocatore che ti salta l'uomo. È ovvio che domani è una partita dove ho bisogno di questi giocatori, ho bisogno sia subito o anche durante la partita. Come avete fatto a vedermi? Abbiamo visto l'amichevole, abbiamo visto l'allenamento. L'impressione da esterno è che ha cercato di dare molta tranquillità, di trasmettere molta serenità alla squadra, soprattutto con l'uomo, da cui sono alcuni giocatori, di cercare di trasmettere quelli che sono i suoi concetti. Sì.
però le volevo chiedere, dal punto di vista della formazione, vabbè, è chiaro che il 4-4-2 sia quello che utilizzerà? Sì, al di là del modulo, scusa, continua, continua. Voleva un po' capire, per esempio, Cattaldo Ademani davanti potrebbe essere la doppia che ci sembra la condition, la difesa più o meno ci sembra che non ha intenzione di muovere molto, a centrocampo preferirà più il centrocampo fisico, però se non ha detto recitare bisogna registrare la posizione, immagino che non sarà titolare, insomma vuole cercare di capire un po'. No, no, non è detto, può darsi che giochi subito, può darsi che giochi dopo. Al di là dei moduli, io credo che in questo momento c'era bisogno, come detto, di una certa serenità, tranquillità e dare delle sicurezze, delle certezze. È ovvio che io sono 4 giorni che sono dei bravi ragazzi, ragazzi che in questo momento psicologicamente sono un attimino condizionati dal risultato, ma sono giocatori che hanno delle qualità e io faccio l'allenatore, devo cercare in tutti i modi di metterli in condizione, però anche di fare le chiusure, di ripartire come dobbiamo ripartire, perché il calcio non è solo aperture, è chiusura e ripartire come si deve, perché in un momento io credo che stiamo ritornando al calcio nostro, dietro, perché se non si gioca più sugli esterni, si gioca molto più centralmente. Sono convinto che di portare qualcosa di qualcosa di mio, ma anche un po' della mia esperienza nella serenità, perché in questo momento ci sono dei ragazzi che hanno solo bisogno di questo, come Jedi ha bisogno di fiducia, come tanti, ma al di là che io, ripeto, non dico niente del precedente mio collega, perché credo che abbia lavorato anche lui sotto questo aspetto, ognuno di noi ha un suo modo di lavorare. Scusa, diamo. Ma io Verde lo vedo che è bravo nel saltare l'uomo, quando uno è bravo a saltare l'uomo crea una superiorità numerica già da sé. Chiedo scusa, questa squadra l'hai trovata, cioè ovviamente la stai testando, la vedi in prospettiva una squadra già equilibrata o da equilibrare? Da equilibrata da equilibrare. Mister, buongiorno, visto che stiamo cercando di capire un po' i singoli, come vedete, di Gonzalez a destra non è il suo ordinamente, cosa ne pensa, se comprerà a destra, e dell'Ascoli come se l'aspetta, 4-1-2, poi potrà cambiare visto che Perez davanti non sta bene, quindi Cacia potrebbe essere anche alla 2-3. Ma io mi preoccupo molto più della mia squadra in questo momento. Ho molto rispetto degli altri, ci mancherebbe. L'Ascoli ha dei giocatori molto bravi, anche lui. Gonzalez, l'alternativa a Gonzalez sulla destra in questo momento è lui, cercheremo di migliorarlo in questo senso, anche se le caratteristiche sue sono più da centrale, però sono convinto che questi 3 giorni che abbiamo lavorato, sono convinto che lui riesca. Gli devo dare delle sicurezze anche quando lui si deve proporre, però deve avere una certezza di copertura anche da dietro. Ecco. L'ultima sicurezza vuol dire come ha cambiato già chi comanda qua. No, chi comanda sono io. Nello spogliatoio mio. Ah, qui sicuramente le donne hanno precedenza assoluta in tutto. In tutto, ci mancherebbe. No, no, loro la pensano così anche loro. Noi siamo per le donne, viva le donne. Sono d'accordissimo. A differenza di Miai, dare sicurezza a questa squadra vuol dire affidarsi, anche se lei ha spiegato giustamente che c'erano le gerarchie, vuol dire anche dare spazio ai pilastri di questa squadra, nel senso che non so quanto va bene trattare, tanto del trattato. Come ha detto, scusa, non ho sentito. Lei quando si è presentato in sede di conferenza, giustamente... No, è la mia... Gerarchie. Ho capito, capito. Ma le gerarchie è solo il campo che dice. Solo il campo decide le gerarchie. Ma il rispetto per tutti, sicuramente. Okay.
Cristiano. Proprio da...